Allora, l'argomento di oggi è la polarizzazione. Noi abbiamo visto la scorsa lezione che, almeno diciamo in condizioni di saturazione, il MOSFET si comporta come se fosse un generatore controllato di corrente, che vuol dire che la corrente che passa nel drain trascuriamo per il momento la modulazione del canale è proporzionale alla tensione tra gate e source. Quindi un dispositivo di questo tipo ci potrebbe servire a realizzare un amplificatore di transconduttanza, cioè un amplificatore nel quale la grandezza di uscita corrente è legata, è una replica, qui in questo caso non è proprio una replica, ma diciamo è legata alla grandezza di ingresso, che è una tensione. Il problema di questo generatore controllato quale? È che la grandezza di uscita corrente è legata alla tensione di ingresso, ma è legata al quadrato della tensione. Quindi la relazione tra le grandezze di ingresso e di uscita non è lineare. E noi abbiamo iniziato il corso dicendo che siamo interessati ad amplificatori lineari, perché l'uscita deve essere soltanto una replica amplificata in ampiezza dell'ingresso. Quindi se questa resta la relazione tra ingresso e uscita, io non posso realizzare un amplificatore lineare. La tecnica che però si usa per poter rendere lineare almeno in certe condizioni il legame tra ingresso e uscita è la polarizzazione. D'accordo? Allora, consideriamo un circuito fatto così per approfondire questo aspetto. Cosa consideriamo? Consideriamo un MOSFET ad arricchimento a canale N con il body in corto col substrato, con il source, e consideriamo di collegare al drain una resistenza RD ed una batteria VDD. Circuito elementare, noi possiamo individuare due maglie. Una maglia che è questa, che è quella che noi chiamiamo la maglia di ingresso, alla quale possiamo, immaginiamo di applicare una tensione V con I, la tensione dell'ingresso. E possiamo identificare una maglia di uscita, la maglia di uscita che vede la batteria di alimentazione, la resistenza e la tensione tra drain e source. Quindi, in questa maglia di uscita consideriamo come tensione di uscita proprio la tensione ai capi del drain source, quindi la VDS per noi coincide con la tensione di uscita di questo circuito. Vedete, la V con I coincide con la tensione VGS del circuito, la VDS coincide con la tensione di uscita. Questi due elementi che abbiamo aggiunto, in realtà noi sappiamo che ci servono. Perché? Perché noi sappiamo che per far funzionare un amplificatore noi dobbiamo fornire una potenza DC, quindi abbiamo sicuramente bisogno di una batteria. E inoltre la resistenza ci consente di fare che cosa? Di ottenere una tensione di uscita che è legata alla corrente, no? Perché se voi vedete la maglia, questa equazione, che cosa vedete? Vedete che la tensione di uscita non è altro che VDD meno RDD.
vuol dire questo? Che io posso quindi ottenere un amplificatore di tensione da, questa configurazione, perché io ho che la corrente è legata alla VGS, ma se la corrente entra in questa relazione anche la tensione V0 sarà legata alla VGS. Quindi tutto questo mi consente di passare da un amplificatore, diciamo, questo rappresenta un po' il nucleo base dell'amplificatore, da un amplificatore di trasconduttanza a un amplificatore di tensione, cioè ottenere una grandezza che è legata alla corrente che dipende dalla tensione dell'ingresso. Allora, quali sono le caratteristiche di un circuito fatto così? Abbiamo visto che la tensione che io vado a mettere all'ingresso coincide proprio con la tensione VGS del MOSFET. Quindi, se io vado a considerare le caratteristiche tensione corrente di questo dispositivo, che cosa ci avrò? Se io a questo sistema metto in ingresso una tensione V con I più piccola della tensione di soglia del MOSFET, il MOSFET non si accende proprio e quindi la corrente che passa nel circuito è zero. E questa corrente resta zero finché io non supero la tensione di soglia. Una volta che la tensione di ingresso è più grande della tensione di soglia, comincia a passare corrente e noi sappiamo che la corrente c'è il suo andamento, prima c'è la regione di triodo e poi la saturazione. Quindi io avrò una cosa di questo tipo qua. Aumento la tensione di ingresso, aumenta la VGS, aumenta la corrente. Per cui noi avremo una serie di caratteristiche che dipendono dalla tensione di ingresso. Che cosa vuol dire disegnare le caratteristiche? Vuol dire individuare tutte le coppie tensione-corrente nelle quali il dispositivo si può mettere a lavorare. Ora, è chiaro che però di tutte queste possibili coppie che sono le caratteristiche del dispositivo, il punto di funzionamento del dispositivo risulta legato anche al circuito che io ci ho messo attorno al dispositivo e quindi risulta vincolato da quello che abbiamo chiamato la retta di carico, cioè l'equazione che viene fuori dall'analisi della maglia di uscita, che poi non è. Quindi queste sono le caratteristiche del dispositivo, ma i punti di funzionamento del circuito devono non solo appartenere a queste caratteristiche, ma devono anche verificare questa condizione, cioè essere vincolati dalla retta di carico. Questa condizione noi abbiamo visto che io la posso disegnare su questo piano, perché questa non è altro che una retta, dove questa è la Y e questa qua è la X. La nostra VGS. Quindi se io vado a disegnare questa retta su questo circuito, che cosa ci avrò? Ci avrò, vado a calcolare i punti di intersezione, quando la corrente è zero la tensione vale VDD quando la V non zero, cioè la VGS sarà zero, il punto di intersezione varrà VDD su RD. Quindi vado a disegnare la retta di carico. Allora, da qua vedo che tutti i punti nel quale il circuito può lavorare sono tutti i punti in cui queste due, diciamo, relazioni sono entrambe verificate, cioè tutti i punti di intersezione tra la caratteristica del dispositivo e la retta di carico. Quindi il dispositivo può lavorare qua, 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 in dipendenza di qual è la tensione VGS.
Allora, questo semplice grafico mi permette di ricavarmi un grafico molto importante, che è la caratteristica di trasferimento del circuito. La caratteristica di trasferimento non è altro che il grafico che lega la tensione di uscita, quindi la VDS, alla tensione di ingresso, e quindi la VGS. Come me lo ricavo questo grafico a partire da questo? Andando a valutare proprio le intersezioni. Allora io che cosa vedo da questo grafico? V con I, quindi VGS minore di VT, non ho corrente. Se non ho corrente, l'unico punto in cui il circuito può lavorare è questo. Cioè l'uscita, la tensione di uscita coincide con la tensione della batteria. Quindi, se l'ingresso vale 0, la tensione di uscita coincide con la tensione di alimentazione. Aumento la VGS, il dispositivo si accende, si porta su una curva più alta. L'intersezione adesso ce l'ho qua. Che cosa è cambiato? Se questo punto qua presenta una tensione più bassa di quella VDD ed una certa corrente, ok? Quindi che cosa accade allora? Finché non circola proprio corrente, l'uscita coincide con l'alimentazione e questa situazione perdura finché io non applico almeno una tensione più grande della tensione di soglia, quindi qui ci sarà la VDD. Quando supero la tensione di soglia e comincio ad avere corrente, l'intersezione si sposta e quello che ottengo è una tensione più bassa in uscita. Quindi questa tensione di uscita comincia a scendere. Aumento ancora l'ingresso. L'intersezione ce l'ho qui per un valore dell'uscita ancora più basso. E vedete anche da un disegno fatto male come sono i miei, si vede che la variazione di tensione è piuttosto consistente. Quindi io avrò qui una diminuzione della tensione di uscita abbastanza consistente. Aumento ancora la tensione di ingresso, le intersezioni le ottengo a tensioni di uscita sempre più basse. E vedete anche graficamente che quando entro nella regione di triodo la tensione di uscita comincia a diminuire molto più lentamente. Quindi arrivo in una situazione nella quale troverò una cosa di questo tipo. Qual è la tensione massima che posso applicare alla gate? Generalmente la tensione più alta che uno ha in un circuito è data proprio dall'alimentazione. Quindi la tensione più grande che io potrò applicare sarà proprio la VDD. Questa curva che si può ottenere anche in maniera analitica, ma diciamo possiamo anche ottenerla per via grafica, è detta caratteristica di trasferimento. Che cosa ci dice questa caratteristica di trasferimento? Che in realtà il legame tra l'ingresso e l'uscita non è sempre lineare, noi questo lo sapevamo, ma se io mi fermassi qua dico questo, io non ci posso fare un amplificatore, perché l'amplificatore prevede che il legame tra la grandezza di ingresso e la grandezza di uscita sia esattamente lineare. Però se io guardo bene scopro che anche una caratteristica non lineare come questa contiene un tratto di linearità. Allora, il discorso che io posso fare è questo, dico va bene, allora io posso usarlo questo dispositivo per fare un amplificatore a patto di costringerlo a lavorare soltanto all'interno di questo tratto di linearità. Questo costringerlo si fa attraverso la polarizzazione. L'idea qual è? Che cosa ci abbiamo noi qua? Noi abbiamo la tensione di ingresso. Ora, se io faccio un amplificatore, questa tensione di ingresso sarà, abbiamo detto, possiamo ritenerlo un segnale sinusoidale. Quindi un segnale che
avrà un valore minimo e un valore massimo. Per poterlo amplificare in maniera corretta, io devo fare in modo che il valore minimo, il valore massimo del segnale, quindi tutta l'escursione del segnale sinusoidale, sia tutta appartenente a questo tratto di linearità. Allora che cosa posso fare? Io posso costringere il circuito, in assenza di segnale, a mettersi a lavorare in un punto che sia più centrale rispetto al tratto lineare. Ok? Quindi io dico, ma io faccio partire il mio circuito, anziché da una condizione in cui la VGS è 0, io faccio partire il mio circuito da una condizione nella quale la tensione che io ho è tale che questo è il punto di lavoro. Ricordate, io qua ho una B con I, la VGS. Quindi io lo faccio lavorare con una VGS fissa che mi porta il dispositivo a lavorare qua. A questo punto l'escursione del segnale che io vado a mettere, quello sinusoidale, che cosa farà? Si muoverà attorno a questo valore, l'escursione deve essere tutta contenuta all'interno di questo tratto di linearità. In altre parole, che vuol dire? Allora, se io vado a mettere una VGS costante, esso che mi costringe il circuito a lavorare in questo punto, a questa VGS io vado a sovrapporre il segnale che voglio amplificare e devo fare in modo che l'escursione del segnale sia tutta contenuta nel tratto di linearità. Questo io lo posso anche disegnare immaginando che da qua parta l'asse dei tempi, per cui quello che avrò qua sarà il segnale sinusoidale che si sovrappone al valore VGS iniziale. Quindi tutta l'ampiezza deve essere appartenente al tratto lineare. Questo che cosa comporta? Comporta che se io da qua faccio passare anche da qui l'asse del tempo, che cosa comporta? In questo punto ci avrò questa uscita. Quando l'ampiezza del segnale arriva in questo punto, l'uscita sarà questa. Quando l'ampiezza del segnale arriva in quest'altro punto, l'uscita sarà questa. Io avrò un'escursione del segnale di uscita molto ampia, cioè ho l'amplificazione dell'uscita. L'ampiezza, l'amplificazione, che cosa me la dà? Me la dà il fatto che questa retta è molto inclinata, per cui io a piccole variazioni del segnale di ingresso faccio corrispondere grandi variazioni del segnale di uscita. Ok? Chiaramente il tutto restando in linearità. Quindi questo è il motivo per il quale nota la caratteristica di trasferimento del dispositivo, uno deve fare in modo da fissare il punto di lavoro, cioè il punto in condizione statica quando non ci ho applicato ancora il segnale, quanto più possibile al centro del tratto a pendenza lineare, in modo da poter consentire la massima escursione del segnale che io voglio ad applicare senza uscire dalla linearità. Se esco dalla linearità, quello che ottengo non è una replica amplificata, ma è una distorsione nel segnale dell'uscita. Quindi voi capite che è fondamentale fissare il punto di lavoro in maniera corretta, quindi polarizzare. Ed è anche molto importante che quando uno questo punto lo fissa, questo punto poi non si muova più. Che significa non si muova più? Io fisso delle condizioni di funzionamento del circuito, ma poi il circuito comincia a lavorare, può cambiare la temperatura con la quale opera, possono variare i parametri del circuito. A questo punto noi dobbiamo fare in modo tale da renderlo il più insensibile possibile alle variazioni
che lo possono far cambiare. Questo è perché non si deve muovere dal punto in cui l'ho messo io, e perché, come vedremo dopo, i parametri dell'amplificatore che io poi vado a costruire dipendono dal punto di lavoro. Quindi ci concentriamo su questo aspetto, come determinare, quindi come polarizzare nella migliore maniera possibile un circuito in sviluppo. In realtà noi qui l'avevamo già polarizzato questo circuito immaginando di metterci proprio, di fissare direttamente la VGS. Vediamo quali sono i pro e i contro di questo tipo di polarizzazione, cioè la polarizzazione con VGS costante. Ossia, concentrandoci solo sul punto di lavoro, immaginiamo di fare questo, di dire va bene, io la polarizzazione la fisso in questo modo, ci metto una VGE costante questa mi farà circolare una certa ID e mi farà ottenere una certa VDS. Il modo più semplice nel quale io posso fissare il punto di lavoro è questo, metto proprio una batteria fissa e dico da qua. Questo qui è il circuito di polarizzazione. È efficace questo modo di polarizzare il circuito? Andiamo a vedere. Supponendo che il dispositivo lavori in saturazione, noi sappiamo che la corrente è pari a K VGS meno dt al quadrato. Ovviamente trascuriamo la modulazione del canale, almeno in queste prime approssimazioni. Che cosa ci dice questa equazione qua? Che quando io fisso questa tensione ottengo una corrente che è legata a questa tensione da una relazione di tipo quadratico. Quindi, se io vado a disegnare il legame che ho tra la tensione VGS e la corrente che circola, io avrò una cosa di questo tipo. Qua c'è un VT e ci avrò un andamento di tipo quadrato. Ho messo VGE, chiaramente così VGS. Bene, che cosa significa fissare la VGS a un valore costante? Significa che di tutti questi punti io fisso un certo valore della VGS, sì, supponiamo questo, e quindi io vado a fissare, okay? Quindi questa VGS asterisco è la tensione che io impongo, io vado a fissare il valore della corrente, che sarà questo qua, quindi diciamo ID asterisco, ok? Quindi la relazione quadratica rappresenta il tipo di legame che c'è tra la corrente e la tensione. Io con questa relazione fisso un punto bloccando la VGS ad un certo valore, VGS asterisco, e ottengo una certa corrente. Che cosa può succedere però? Può succedere che io non ho tenuto conto di questi due parametri. Chi sono questi? K, che
che vi ricordate? È un parametro che dipende dalla mobilità, dalla CIOPS, quindi è un parametro che diciamo, non è, dipende molto anche dalla tecnologia, può cambiare da dispositivo a dispositivo, anche su dispositivi della stessa famiglia, può cambiare con la temperatura perché la mobilità cambia. La tensione di soglia è un parametro pure questo che cambia con la temperatura, quindi che cosa può succedere? Può succedere che durante il normale funzionamento del circuito questa parabola si sposta. In particolare, se la temperatura aumenta, questa caratteristica si può spostare in questo verso. Se questa si sposta, ma la VGS resta tale e quale, il successivo valore di corrente io lo trovo là sopra. Cioè l'intersezione tra il valore costante della VGS che io ho fissato e la nuova curva che ottengo perché c'è stata una variazione nei parametri del dispositivo può avvenire ad una corrente significativamente diversa da quella che io ho imposto in precedenza. Quindi ottengo una polarizzazione che è estremamente sensibile alle variazioni dei parametri e questo non va bene. Okay? Questo perché? Perché ho una relazione quadratica. Quindi se avevo bloccato questo valore qua e la curva si sposta, le intersezioni io le posso avere anche per correnti molto diverse. Quindi vuol dire che questo circuito di polarizzazione che va bene sulla carta, in realtà non è la soluzione migliore possibile che io posso avere. Allora andiamo a vedere come possiamo migliorare questo comportamento. Quello che in genere si fa, si mette qui una resistenza che chiamiamo RS. A questo punto la VGS non corrisponde più alla tensione che io applico dall'esterno, la tensione che applico dall'esterno la chiamo VGG e questo diventa il nuovo circuito. Quindi questo qui non è la VGS, chiaramente, ma questo qua viene detto, che circuito di autopolarizzazione. Come vedete adesso la tensione che io applico con la batteria esterna non coincide più con la VGS, ma è legato dall'equazione alla maglia. Ricordate che in questo dispositivo l'unica corrente che circola è quella che dal drain va al source, quindi la corrente di drain circola nella resistenza del remolesse, per cui l'equazione della maglia d'ingresso io la posso scrivere così. Questo che cosa cambia? Per quello che riguarda il dispositivo, il legame tra la corrente e la tensione è sempre quadratico, perché quella è la caratteristica del dispositivo. Ma questa volta io non vado a bloccare una VGS costante, ma il vincolo sulla VGS è dato da una retta in questo piano. Ok? Cioè la VGS dipende dalla corrente. Quindi
Quindi io vado a disegnare questa retta su questo piano, sempre con il solito sistema, quindi vado a cercare i punti di intersezione, che in questo caso saranno VGG su RS e VGG. Il punto di intersezione mi dà il punto di lavoro, quindi mi dà l'effettiva tensione VGS asterisco che mi trovo ai capi del dispositivo e la corrente IG asterisco che circola nel dispositivo. Che cosa cambia? Cambia che adesso, se io ho una variazione della caratteristica del dispositivo, quindi ad esempio come nel primo caso uno shift verso sinistra, il punto di lavoro non lo devo più andare a cercare quassù, ma deve comunque appartenere a questa retta. Quindi il successivo punto di lavoro sta qua. E come vedete è molto prossimo il valore della corrente a quello che tenevo prima. Vedete anche graficamente? Nel caso di prima io avevo che bloccavo questo valore qua e quindi l'intersezione l'avrei trovata per un valore di corrente altissimo. In questo caso qua tutti i punti di lavoro sono obbligati a stare su una retta la cui pendenza la scelgo io. Quindi anche se la caratteristica del dispositivo trasla, i punti di lavoro si mantengono comunque tali che le correnti non variano molto. Quindi di sicuro questo circuito mi consente di ottenere una polarizzazione più stabile. D'altra parte, perché questo si può avere? Perché questo viene detto circuito di autopolarizzazione? Perché supponiamo che in seguito a qualche variazione parametrica, per esempio aumenti questa tensione qua, che cosa succede? Succede che poiché questa è una tensione fissa, deve diminuire la corrente. Quindi se diminuisce la corrente si tende a ridurre la VGS, quindi questo sistema in qualche maniera si autolimita a una retroazione, cioè una... Non so se avete trattato il concetto di retroazione in altri corsi, ma è un effetto stabilizzante che ottenete perché avete un elemento, questa volta questa resistenza, che è in comune alla maglia di uscita e alla maglia di ingresso. Quindi in qualche maniera riporta in ingresso qualcosa legato alle grandezze dell'uscita. Quindi questa retroazione ha un effetto stabilizzante sul sistema. D'accordo? Quindi generalmente quello che... Questo è un circuito di polarizzazione molto usato. Sullo stesso concetto di questo circuito, il vostro libro vi presenta anche un altro circuito molto simile come concetto, che è questo qua. Perché questo circuito è molto simile a quello? Innanzitutto notiamo una cosa, voi sapete che nella gate del dispositivo non passa corrente, che vuol dire che voi non avete corrente attraverso questa resistenza, potrebbe anche essere direttamente cortocircuitato, ma questi due punti si trovano alla stessa tensione, quindi questo garantisce la saturazione dell'amplificatore VGT uguale a 0. Quindi siete sicuri che il transistore MOSFET sta sempre in saturazione. Dopodiché la VGS
posso ricavare da questo circuito? La posso ricavare da questa maglia qua, no? Voi avete una tensione qui, una caduta, quello che resta è la BGS. Cioè l'equazione delle tensioni del circuito dice che VDD è uguale a RD ID più VGS. Quindi che cosa avete? Avete ancora un'equazione del tipo trovata qua che va a determinare il punto di lavoro. Quindi questo circuito e quel circuito lavorano esattamente allo stesso modo. Okay? Quindi vincolando il punto di lavoro su una retta, sostanzialmente. La R con G l'avrei potuta anche non mettere, lì non passa corrente, però poi vedremo che in realtà si mettono delle resistenze sulla gate anche piuttosto grandi. Quindi tutti questi circuiti, cioè, entrambi questi circuiti polarizzano correttamente il dispositivo. Un unico, diciamo, un problema che resta da risolvere per questo tipo di circuito, qual è? È il fatto che io immagino di fare una polarizzazione a partire da due batterie, VGG e VDD. Due batterie di valore possono essere diverso, dipende da che cosa voglio fare. Ora, chiaramente, nella maggior parte dei sistemi che voi conoscete, nessuno utilizza due batterie di valore diverso. Si utilizzano batterie del stesso valore di tensione. Quindi è chiaro che questa soluzione qua uno non la va a realizzare così, ma parte da un'unica alimentazione. Quindi, dovendo partire da un'unica alimentazione, che cosa devo fare? Devo ottenere questa tensione come partitore resistivo a partire dalla stessa tensione di batteria. Cioè, il circuito che noi abbiamo già visto per il quale la tensione VGS viene ottenuta da un partitore resistivo. E questa qua è la stessa batteria. No? Questo circuito è lo stesso di questo. Vi consente di realizzare un qualunque valore VGG dimensionando le due resistenze RG1 e RG2. Tra l'altro in maniera molto semplice, perché qua non passa corrente, quindi qua si tratta di applicare proprio il partitore resistivo, per cui la tensione VGG, cioè quella che compare qua che è su, diciamo, e massa, sarà pari a RG2 su RG1 più RG2 per la tensione di alimentazione. Quindi se uno trova una polarizzazione fatta in questo modo qua, presumibilmente trova questo schema qua, che parte dallo stesso valore della tensione di alimentazione. In realtà, noi non useremo, diciamo, nella... o comunque il vostro libro, tutti gli amplificatori che fa, li polarizza a partire da una unica configurazione che, diciamo, deriva da una considerazione di questo tipo. Tutti questi circuiti che abbiamo visto adesso utilizzano resistori, no? Questi qua, questo addirittura ha 4 resistenze.
Non so se voi avete avuto occasione di vedere quelle presentazioni che io vi ho dato su come si fanno gli elementi passivi nei circuiti integrati, ma se io mi vado a fare i conti per quelle che sono poi le grandezze che effettivamente diciamo, io ho in questo tipo di circuiti, noi abbiamo le alimentazioni che quanto saranno? 5 volte, 10 volte, 11 volte, queste sono le alimentazioni di questi circuiti. Le correnti sono 1.000 A, nei MOSFET circolano 1.000 A. Questo vuol dire che le resistenze, e l'avete visto pure negli esercizi, devono avere un valore che devono essere quelle dei kilo, le decine di kilo. Ora, se io penso di realizzare questi circuiti in inversione integrata, io dovrei realizzare nel silicio resistori del valore di kilo. E questo, se vi fate dei piccoli calcoli, vedete che un resistore di quella grandezza occupa nel silicio uno spazio che può essere anche 300 volte più grande di quello del dispositivo attivo. Quindi quando uno va a realizzare i circuiti integrati, evita assolutamente di integrare resistori di questi ordini di grandezza. Mentre è molto semplice realizzare dei resistori di valore piccolo, come droga il silicio fino a farlo diventare diciamo, conduttore a piacere, oppure dei resistori molto grandi come quelli che si usano nelle memorie, i megaohm, i gigaohm, perché io prendo il silicio diciamo non drogato e quello ha una resistenza enorme, fare le resistenze dei kiloohm è molto diciamo inappropriato. Allora, da questo punto di vista tutti questi circuiti di polarizzazione non vanno molto bene. Quindi questa è una prima considerazione, realizzare i circuiti integrati. La seconda considerazione è che, tutto sommato, ma se io voglio che la corrente non si muova, no? Ma la cosa più facile che io posso fare è mettere un generatore di corrente costante. Se io metto un generatore di corrente costante, ma voglio cambiare il parametro del dispositivo, la corrente che circola non si muove più. Quindi, il circuito di polarizzazione che utilizza il vostro libro, senza togliere che negli esercizi li provate tutti quanti, è un circuito di polarizzazione che utilizza un generatore di corrente. Un generatore di corrente che poi vedremo si chiama in realtà specchio di corrente, e cioè un circuito fatto così. Che cosa abbiamo in questo circuito? Beh, al source abbiamo messo un generatore di corrente che impone nel source, quindi nel drain, la circolazione di una corrente IT. Questa corrente non si muove più da questo valore. Quello che accade, accade perché è fissata da un generatore di corrente. A questo punto qui io potevo pure non metterci niente sulla gate, tanto quello che ci metto la corrente, me la fissa il generatore. Però ricordatevi sempre che noi qui abbiamo un condensatore. Questo condensatore ha un'armatura che è la parte diciamo della gate, che se io la lascio appesa si può caricare. Se si accumula carica su questa interfaccia, questa carica può essere tale, noi abbiamo degli ossidi che sono 10 nanometri, che vi può rompere l'ossido di dentro.
Quindi bisogna sempre dare alla gate una via per poter scaricarsi di eventuali cariche accumulate. Questa via io la potrei pure creare mettendo la gate a massa, ma non va bene. Perché? Perché abbiamo detto che vedremo che quello che io metto sulla gate me lo ritrovo poi come resistenza di ingresso dell'amplificatore che vado a fare. E poiché noi stiamo facendo un amplificatore di tensione e vogliamo quindi che le resistenze di ingresso siano le più grandi possibili, qui alla gate si collegano resistenze dei mega ohm o di più. Quindi è una resistenza che non ti dà nessun problema dal punto di vista implementativo. Quindi questa struttura qua è perfetta. Io impongo la corrente, benissimo. Il punto dove sta? Questo qua. Come si fa? Come si realizza questo circuito? Ve lo disegno, poi... Lo disegno soltanto, poi ci fermiamo e riprendiamo dopo la pausa.